Ecco, mi sa che è limitato l'imbarco, quindi basta l'intenzione. Atto di affidamento dei pescatori alla Madonna Stella Maris. O Maria, madre del Verbo incarnato, stella del mare e madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi, noi uomini del mare, in questo giorno a te consacrato. Deponiamo nelle tue mani, nel tuo cuore, le nostre gioie, le nostre difficoltà, le nostre speranze, le nostre paure, il nostro lavoro e tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel pensiero, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo figlio Gesù che ora stringi tra le tue braccia. Previeni e accompagna, o stella del mare, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna affinché ogni cosa sia pura e accetta il cuore del tuo divin figlio. Rendici santi, o madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Sostienici, aiutaci, proteggici, dirigici al porto e al rifugio più sicuro. Siamo tuoi, o Vergine Immacolata, stella del mare, nostra madre regina, ieri, oggi e sempre. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Stella Maris, prega per noi. Bella festa, ma l'amministrazione partecipa oppure no? Partecipa, io penso che l'avrei vista già passare, perché quest'anno è stata una cosa particolare. Sono venuti tutti, proprio tutti. E siamo talmente, diciamo che siamo contenti. Questo signore, di più ancora. Questo signore con cui stiamo parlando è il presidente del comitato Stella Maris. Stella Maris. Stasera stiamo partecipi. Senti, più o meno quanta gente riesce a coinvolgere la Madonna di Stella Maris? Se parliamo della processione, avete visto anche voi, il porto si è riempito e quindi non è che si può contare. Sì. O... Voglio dire, ma c'è tanto... è stata abbastanza partecipazione. Sì. L'unica cosa che
fra poco usciranno, la gente si è andata a ristorare, penso che scenderà e verrà ad assistere alla manifestazione canora di questa sera. E quindi è allora che vedremo proprio la vera partecipazione di questa festa. E poi non ce ne scordiamo di domani. Domani. Adesso chiedo anche all'amico. Però voglio dire, a livello di partecipazione economica hanno partecipato. Ma quella è una cosa che ci sta un po'. No, ci sta un po', diciamo. Ce la facciamo insomma a farla. Noi la facciamo lo stesso, a prescindere da quanto abbiamo. Per devozione alla Madonna. Esatto, per devozione alla Madonna noi la facciamo. E questo dipende, logicamente fa, dipende, la manifestazione dipende sempre da quello. Come vi chiamate? Enzo mi chiamo io. Enzo. Allora, quanti siete di componenti del comitato? Tre o quattro siamo, non di più. E ci mettiamo l'anima, anche se ci rimettiamo qualcosa di tasca nostra, la facciamo sempre. Però lo fate con piacere. Con piacere, sempre. Perché siete devoti alla Madonna? Siamo devoti alla Madonna, io sono pescatore, lui è proprietario del bar del porto e siamo devoti. Questo signore che sta a fianco a me è uno dei pochi pescatori che è rimasto dalla vecchia guardia come comitato ed è l'unico pescatore interessato a questa festa. Vi date una mano tra di voi. Esatto. Ci aiutiamo, dopo tanti anni, che sono oltre 20 anni che la facciamo. Piano piano va sempre meglio allora. Cerchiamo di migliorare. Sì, no, vabbè, poi quei certi difetti li lasciamo alle spalle, non è che. Ma siete mai entrati in competizione con gli altri comitati? No, assolutamente no. Noi state d'accordo. Noi siamo una cosa sempre, a parte. Con tutti andiamo d'accordo, con tutti quanti. A parte il fatto che siamo una piccola festa e quindi non abbiamo modo di dare invidia agli altri, quindi ci arrangiamo tra di noi. Allora, voi lo sapete anche, che. Sai che diciamo, siamo Pic e Sabrita. Allora, voi lo sapete che stasera stiamo facendo tutta questa cosa qui in diretta su 19 regioni d'Italia. Ma mi è stato comunicata una cosa di questa. Siamo e quindi abbiamo piacere soprattutto. Per. Adesso vi stanno guardando 190 persone che si sono collegate dalla Sicilia sino a Brescia. Io ne approfitto per salutare. Ma diciamo c'è è una parte emozionante. Certo, innanzitutto li salutiamo anche noi, quanti ne siano non lo so, però li salutiamo tutti quanti, almeno quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Sono felice perché tanta gente non esce da casa, lo sai, e allora guarda, ha visto la processione, la Madonna quando usciva, ed è rimasta felice e contenta lì ad aspettare la festa. Ma insomma fa piacere anche questo, almeno qualche vecchierella se l'è vista anche a casa. Bene, allora avete seguito il comitato feste di Stella Maris, comitato, vuole dire un'altra cosa il presidente, ecco. Allora, questa è una cosa che magari diremo come comitato anche sul palco stasera tra un intervallo e l'altro. Magari non, se lo dico adesso magari non sarà neanche necessario. Domani c'è la Sagra del Pesce, oltre ai giochi che facciamo tutti gli anni, c'è la Sagra del Pesce che noi già domani mattina cominciamo a preparare. Speriamo in una buonissima partecipazione come tutti gli altri anni, né più e né meno, perché ci andrebbe bene lo stesso, anche perché noi abbiamo un incasso che facciamo, un incasso piccolo. Diciamo esatto, piccolo incasso, perché una frittura costerebbe intorno ai 10 euro, noi la mettiamo per un pro forma 2,53 euro, quest'anno forse faremo 3,50, però tutto questo per la Madonna, però per la Madonna no, mi faccia venire per la Madonna è un po' del ricavato, perché noi abbiamo tante spese per quella sagra, un po' del ricavato andranno ai terremotati del centro. Complimenti veramente vivissimi per questa presa di posizione, perché è una cosa che fa onore al Comitato Festa, ma a tutta la gente di Vieste, immagino. Ma penso di sì, a noi ci fa piacere, poi penso che parteciperanno anche loro e verranno volentieri. Quindi pubblicizziamo questa cosa qui, che è importantissima, domani sera allora, ci sarà questa bellissima iniziativa,
dove il comitato festa Stella Maris ha deciso di fare una sagra, la sagra del pesce, e devolvere un po' del ricavato di questo incasso che si farà con la vendita di queste fritture eccetera ai terremotati del sisma ultimo che c'è stato. Vabbè, comunque grazie veramente di cuore. Noi andiamo poi in giro domani sera a prendere le interviste a tutti quanti, così vediamo che cosa ne pensano. Allora ci rivedremo domani sera. Domani sera sono qui ancora. Noi siamo sempre qua. Grazie a voi. Grazie al mio grande amico. E grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Grazie ancora. Siamo in compagnia del sindaco di Vieste. Da quanto tempo lei è insediato in questa amministrazione? Noi ci siamo insediati il 7 giugno, io personalmente, poi il resto della squadra il 24 giugno. Quindi in pratica è la prima festa che sta vivendo da sindaco? Diciamo che è la seconda, la prima è stata Sant'Antonio, questa è la seconda, la Stella Maris. Come si è presentato ai fedeli e naturalmente a tutta la popolazione di Vieste attraverso, diciamo, la sua partecipazione? Si è presentato attivamente oppure? Sì, no, sempre attivamente, perché io ritengo che le feste popolari siano parte della nostra tradizione e vanno assolutamente rispettate e valorizzate. Quindi probabilmente nelle prossime occasioni ci sarà ancora un impegno in più dell'amministrazione. Certo, se riusciremo a sistemare anche bene i conti dal prossimo anno cercheremo anche di sostenere queste feste in maniera più adeguata. Naturalmente io immagino che lei si trovi in un mare di incombenze da sviluppare, da svolgere, insomma c'è tanta difficoltà adesso amministrare un comune? Soprattutto per come ci è pervenuto, per come è stato amministrato negli ultimi 15 anni, le difficoltà sono veramente tante, però con un po' di pazienza e tanta buona volontà riusciremo sicuramente a sistemare tutto, ci vorrà solo un po' di pazienza, però ce la faremo. Vorrei approfondire il ragionamento, naturalmente io non voglio importunarla nei prossimi giorni, ma credo che insomma qualcuno verrà a sollecitare il suo intervento, perché vogliamo conoscere il programma, vogliamo conoscere tutto quello che lei ha in mente di fare in questo suo mandato. Certo, volentieri, io sono a disposizione, come sono a disposizione dei cittadini, a maggior ragione per la stampa, volentieri. Io la ringrazio, è stato cordialissimo. Grazie. Ringrazio lei, buonasera. Trutum tamburet, trutum menatum est, trutum menenum est,
facem noi ce sta fest. Ce chienă santa lige, maste pură santa lige. Uceam bofte de patună, maste pură pizza mună. Te purtăm a vista mică, quando e bella non te dica. Come da volte, come da gira, chi o la guarda e chi o la mira. Lorenzo, che oggi si rende partecipe di questa bellissima iniziativa all'interno di tutta la festa dedicata alla Madonna. Un'iniziativa di Stella Maris. Questa sarà la 24esima o la 25esima edizione che facciamo, che tutti gli anni ci porta tanta gente da questa parte. Non vedete adesso che c'è poca gente, magari non lo so, tramite, ma fra poco qui ci sarà una fila che arriverà fino alla palazzina della... Beh, noi invitiamo tutte le persone che si trovano nei dintorni di Vieste a venire qui. Questa è la sagra del pesce e c'è una iniziativa dietro che solo Enzo poteva pensare, una iniziativa bellissima, lodevole di grande partecipazione. Sì, perché diciamo noi iniziamo l'orario verso le 9. Adesso c'è un pullman di turisti che ci ha chiesto di anticipare un pochino, perché vogliono portare con loro un ricordo di questa manifestazione. Mi sembra che tu ieri hai detto che parte del ricavato verrà devoluto alle famiglie delle zone colpite dal sisma. Sì, con i miei collaboratori abbiamo deciso di, a prescindere dai pezzi che facciamo, 50 centesimi ogni porzione che viene ad essere servita sarà devoluta ai terremotati del centro. Sì, i terremotati di Amatrice. Di Amatrice. Di Amatrice, sì. Amatrice, logicamente anche gli altri paesi. No? E dintorni. Senti, ma poi l'anno prossimo ci sarà un'altra cosa ancora più grossa. Ma speriamo di farla meglio. Io già ieri sera ho visto un po' di gente partecipare, ma non mi ricordo mai così. Quindi questa può darsi pure che si sarà già sparsa la voce di questa iniziativa che abbiamo preso. E quindi già ieri sera c'è stata abbastanza partecipazione. Stasera, io l'ho detto, dopo le nove e mezza, ci sarà la fila fino alla palazzina della Chiesa. Il centro logistico, sempre il Bar del Porto. Il Bar del Porto è il centro logistico, però è solo come ritrovo, perché non abbiamo una vera e propria... Però si sviluppano le idee al Bar del Porto. Sì, 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 magari con mezzo bicchiere di birra, magari tra un bicchiere di acqua, insomma... È meglio, tra amici è meglio. Senti un'altra cosa, poi ci sono anche chi suona stasera, vero? Sì, stasera c'è un complesso che è delle nostre parti qua di Monte Sant'Angelo, i Figli di Puglia si chiamano, faranno dello spettacolo, ci hanno garantito che faranno un bello spettacolo e noi ce lo aspettiamo. Quindi si balla, si mangia pesce freschissimo, contribuiamo per fare in modo che qualche cosa arrivi anche ai nostri amici che sono in disagio, e tutto questo grazie al Comitato Feste. Comitato Feste Stella Maris, ci teniamo a dirlo, di cui insomma il patron assoluto è Don Enzo, che sta qui. È donna, io non sono donna, sono solo uno che si è presa questa, come si dice quando uno si mette una cosa sulle spalle? Questo carico sulle spalle, e cerco di portarlo avanti nel migliore modo possibile. Vogliamo sentire qualche collaboratore, che dici? Vediamo chi c'è. L'amico no, chi è? No, libero, non ha detto niente. Sì,
libero e impegnato. Sì, sono impegnato adesso con la frittura per servire, dare un servizio ai nostri ospiti. Tu sei parte integrante di questo comitato Stella Maris, no? Sì, effettivamente sì. Perché? Dimmi. No, voglio dire, ma ci vuole tanto impegno per fare tutte queste cose? Ci vuole parecchio impegno, perché noi siamo circa 3 mesi con il presidente che stiamo lavorando abbastanza bene per la riuscita della festa. Ma perché siete molto credenti? Certamente, se no altrimenti non l'avremmo neanche fatto. Se non siamo credenti non si fa. Alla fine è una bella soddisfazione. Certamente, alla fine del lavoro, se tutto c'è, durante, diciamo, tutta la manifestazione riusciamo ad andare bene, automaticamente poi tiriamo fuori i nostri risultati di soddisfazione di queste qua, anche verso i nostri concittadini, i commercianti, gli operatori turistici che ci stanno dando una buona mano per la riuscita della festa, che ci stanno per questo che... Grazie allora e complimenti. Grazie. Sotto l'arbre del mare. Matteo, Sua Altezza Matteo, Sua Altezza Matteo, da lassù come la vedi sta cosa? Beh, abbastanza bene, in maniera molto positiva. Ci vuole tanto impegno poi, no, per garantire il divertimento, nonostante ci sia anche il dilettevole. C'è anche l'utile, no? Poi. Chiaro. C'è bisogno di molto impegno, ma anche di un aiuto da parte degli altri, della collettività. Perché comunque non possiamo solo noi portare avanti questo discorso, ma c'è bisogno appunto del tutto il resto. Cosa pensi che possa avere determinato o sviluppato quest'idea, specialmente nel Comitato Feste Stella Maris? Beh, sicuro comunque un'evoluzione nel tempo, sì, appunto, che nonostante col tempo appunto sono venuti meno molti pescatori, questa tradizione, questa cultura, però l'abbiamo un po' trasformata in maniera più turistica, più commerciale, però comunque lasciando un'impronta che è quella del nostro paese. Tu che ruolo rivesti in questa compagnia? Io faccio il factotum, l'animatore. Fai l'animatore? Perché ti ho visto mentre stavate facendo la pentolaccia con i bambini. Sì, sì, sì. E quindi tu ti interessi di realizzare un po' di eventi per i bambini? Sì, di intrattenere i bambini con vari giochi. Abbiamo fatto anche una gara con i pedalò quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto una gara di nuoto. Comunque poi man mano, ogni anno si passano qualcosa di nuovo. Sì. Cioè, sono grandi soddisfazioni, alla fine dobbiamo ringraziarlo Enzo. Sì, come minimo perché si impegna tanto, ma soprattutto c'è bisogno di un aiuto da parte di tutta la collettività. Allora, tutto il popolo di Vieste deve essere orgoglioso di Enzo e del Comitato Stella Maris. Anche perché si parla sempre di destagionalizzazione, questa lo è, però molti non l'hanno ancora capito. Meraviglioso, grazie, complimenti. Grazie a voi, salve. Luca, che operazione stai facendo tu? Stiamo infarinando, diciamo, i calamari con l'80% di farina, col 20% di semola, così giusto per fargli venire la sua croccantezza. Tu sei un cuoco, sei uno chef? Sì, no, chef è una parola molto grande, cuoco sì. Sei un cuoco che viene dall'alberghiero, immagino. Certo. Vieni dall'alberghiero. Oh, da quanto tempo ti stai impegnando per fare in modo che questo... A dir poco, quasi 10 anni, che comunque tutti gli anni veniamo qua a fare quello che dobbiamo fare. Collabori sempre tu? Sempre, 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 sempre. Quindi tu immagini che questa sera possa andare... Speriamo che va nei migliori dei modi. Ti chiami come? Nicola. Nicola, il cuoco allora ti chiameremo da oggi in avanti. Il cuoco del Comitato Stella Maris, è vero? Sei cuoco ufficiale tu? Sì, sì. Con l'attestazione, ho tanto di attestare. Mica da ridere qua. Beh, buon calamarrata allora, eh? La ringrazio. Ha detto a che cosa? Alla frittura. Alla frittura. Ci vuole tanto olio per friggere molta materia. Sì. Ma voi lo cambiate sempre? Sì, l'abbiamo già cambiato.
Quindi volte. Quanto olio ci vorrà mai? Per stasera 10 bidoni. 10 bidoni da quanto? Da 25 litri. Ti chiami tu? Michela. Sei, fai parte del comitato Stella Maris? Sì. Anche tu da sempre? Sì. Questi calamari sono freschi? Sì, sono freschi. Ti invitiamo tutti a venire qua. Allora, collaborate, Valio, eh? Mica rimanete lì. Diamoci una mossa. Grazie. Fallo venire, vieni. Sì, ti piace tanto dare il tuo contributo, perché tu lo sai che stai dando un contributo anche alle famiglie che hanno avuto il disagio del terremoto. No, non lo sapevo, per cui adesso che lo so, molto volentieri. Una parte del ricavato, lo sai, di questo e di quello che tu vorrai degustare andrà alle famiglie che hanno avuto il disagio, appunto. Sono contentissima di questo, soprattutto se possiamo dare una mano, un aiuto in più. Questo anzi, un'iniziativa che sono contenta di aver dato una mano. Dove viene lei? Io vengo da Legnano, in provincia di Milano. E quindi allora buon appetito. Grazie, grazie a questa buona iniziativa. Grazie tanto. Allora, beh, come stanno andando le cose? Diciamo bene, stiamo tirando avanti. Abbiamo cominciato, abbiamo aperto le porte del. C'era un gruppo qua del pesce. Abbiamo iniziato a dare i pesci a loro che dovevano partire, man mano stiamo dando anche le altre persone che stanno. Quindi questa sera si prevede un sacco di gente. Un pienone. Quindi viva Vieste, viva il comitato, feste Stella Maris. Stella Maris, tutti. Tutti compresi anche voi. Intendo non fa male. Non fa tanto male, dice. Ma lei lo sa che sta contribuendo anche a queste persone che hanno avuto? Sì, lo so io, sì. Quindi lo fa con molta piacere. Sì, anche martedì canteremo con questi ragazzi qua dalle suore che offriranno tutti ai terremotati. Sì. Anche tu canterai? Anche Maria, Ave Maria. Ave Maria, va bene. Stella Maris, mi raccomando, grazie. Che ti stai comprando una porzione di? Sì, la frittura. Ti piace la frittura? Buonissima. Ma fa male, dici? No, buona. Ma perché sei qui, proprio per la frittura o proprio? Giro e prendere un po'. Tu sei? Di Vieste. Anche tu sei di Vieste? Sì. Ti piace la frittura? Sì. Le patatine oppure il pesce? Il pesce. Senti, da quanto tempo sei in giro? Ti è piaciuta questa festa? Sì, molto. Bella. Brava, grazie. Come va sta frittura? Va bene? Buona? Oh, allora, lei da dove viene? Lei? Io vengo dal Friuli. Dal Friuli. Si ritrova nell'olio, nella bontà, nella freschezza di questo cibo? Anche noi friggiamo molto bene, sono verso il mare, ci sono dei ristoranti che fanno molto bene la frittura. Anche perché voi venite da una terra che sicuramente ha avuto le sue difficoltà in tempi non sospetti, quindi se pensiamo che parte del contributo che date per acquistare qui andrà alle persone disagiate del terremoto recente. Io l'ho vissuto di persona quel terremoto là. Ma per me a mia casa non è successo niente, però un po' più su, diciamo, è successo dei disastri veramente. Lei è il signor? Buriola Mario. Buon appetito. Buon appetito, signore. Madonna se venga ta, Madonna se venga ta, Madonna se venga ta, che da mangio ta che fa, ta che rombo qui se tu non dai che fa, tu qui sa, ta che rombo la tu metto non dai che fa. Ha già degustato? Buonissimo, veramente buono. Sì? Le sembrava per esempio molto cotto oppure molta farina? No, era perfetto. Sì, lei dice che... Da dove viene lei? Provincia di Brescia, Lago di Garda. Cioè, Sirmione, Salò. Salò. Quindi, ma voi le sagre le fate lì? Certo, sì. Il pesce no? Sì, anche quella del pesce l'hanno fatta settimana scorsa, tra l'altro. Erbacco. Ma lo sa che noi siamo anche lì a Brescia, nella provincia? A Esine, alla Sacca. Si trova... Dove si trova Esine? Sì, molto più giù, stai verso Coccaglio, tu immagino, no?
Verso il lago. Vabbè. Vorrà dire che alla fine consiglio di prenderne un'altra, che non basterà. Noi infatti siamo già andati, siamo in coda. Fate in modo che tutto abbondi. Bene. Grazie. Passi su, e voi non posso, ancora parola non te posso, e a qui te tu comu, ca come a me, giusto ni su. Chiso una fa l'uscir, un guardiene, un giardinier, e se non sta... Lei viene da dove? Da Milano. Viene da Milano e ha trovato un ambiente molto molto festoso allora in questo caso. Veniamo a Vieste da spesso, quindi non è la prima volta. Si è trovato anche l'anno scorso con questa festa? Perché sono venuto in un altro periodo e non sapevo, mi sembra che ci sia in questo periodo. E l'anno scorso eravamo in un periodo diverso. Non vorrà dire insomma che l'anno prossimo sceglierà di venire in questo periodo. Ma solitamente ci cerchiamo di privilegiare questo periodo per una questione proprio di persone, di traffico, di quello che vuole, no? L'iniziativa. Sempre può succedere. L'iniziativa oggi però è molto molto importante perché non si limita solamente a dare questo contributo alla festa della Madonna eccetera, ma verrà destinato una parte del ricavato alle persone in disagio del recente terremoto. Quindi questa secondo lei può essere un'iniziativa da proporre in tutte le zone d'Italia? Ah, sicuramente sì, tanto di questo tipo di iniziative in questo periodo credo che tutta Italia ce ne siano. Per cui credo che, mi auguro che non siano fatte per lucrare, anche se i comuni ne hanno bisogno, quindi va bene tutto, però in questa circostanza credo che sia da preferire. Un'ultima la faccio. Ma la frittura fa male al fegato, no? Io la mangio e non mi pongo questa domanda, spero che sia un'esagerazione quello che dicono. Grazie, complimenti. Quanto ci vuole, quanto lavoro ci vuole per portare avanti un'attività di questa? Quanto lavoro ci vuole? Ci vogliono dalle 10 ore, 15 ore di questa cosa stare a pepe, perché è tutta una preparazione, non è solo vedere adesso, è comprare prima la merce la mattina, poi arrivare, fare la pulizia del mezzo e ci sono già 4-5 e poi incominciare a venire qua, io sto qua già dalle 4, adesso sono le 6 e mezza, alle 6 sono già 3 ore. E 5 se la mattina sono già 9 ore, dammo fino alle 2 di notte. Ma ci vuole anche impegno per girare a trovare i luoghi esatti, no? È il posto giusto, perché bisogna essere frontalmente alla strada, alla via di passaggio. Ben vengano tutte queste feste, tutti i comitati feste. Ci sono gli eventi, sì, è normale. Più eventi stanno e più si lavora tutti quanti e migliora l'economia comunque. Come si chiama questa struttura? Questa qua è un furgone street food, il nome della signora che me l'ha venduto è Roberta, Robby2, e niente, è tutto qua. A nome suo l'ho rimasto così, anche perché anche il signore che mi voleva fare le nuove serigrafie ha detto lascialo stare così, perché sovrapponendo non conviene, veniva brutta. Ecco, e si chiama come? Sante Porte. Viene da? Da Vieste. Grazie, complimenti. Allora, ci sono moltissime probabilità che lo spettacolo poi diventi una parte di mondo latino. E quindi sicuramente ci saranno gli addetti ai lavori, quelli che insomma, proporranno questo ballo. E parliamo di salsa, merengue, eccetera. No? Voi siete una coppia da tempo che fate... esercitate questo genere di ballo? Sì, da 15 anni. Siete venite da dove? Da Pescara. Da Pescara, ma per fare... lo fate proprio per fare l'esibizione? Sì, sì. Siete stati incaricati, prendete tu il cachet? No, per esibirci dovremmo fare dei corsi a settembre qui. Ecco, c'è la finalità, c'è. Che se no non avrebbe senso insomma, venire da Pescara qui
a fare esibizioni. La coppia da quanto tempo è in attività? Più di 8 anni, 9 anni per giù, insieme sì. Anche tu sei di Pescara? Sì, insieme di Pescara, sì. Bravo Michele! Quanto ci vuole per portare avanti, cioè fisicamente, ci vuole... si deve essere per forza palestrati o uno con la pancia come me potrebbe fare questa roba? Ci vuole solo volontà di ballare, passione, tanta voglia di imparare e divertirsi. Questa è la cosa primaria del ballo, questa sì, è la prima cosa che bisogna fare. Da quanto tempo lo pratico? 15 anni. Senti, ma sempre con la stessa compagna oppure no? No, ho iniziato sempre con altre compagne, poi man mano cresci di livello, cerchi sempre di più. Ma tu abbandoni la compagna precedente perché non è all'altezza della successiva? No, anche dipende anche dai problemi che ci possono essere in coppia, sia di lavoro e di tutto. Non è che uno cerca sempre di più, abbiamo fatto una battuta, ma comunque bisogna sempre cercare una partner abbastanza uguale. Bisogna essere complici. Sì, tantissimo. Andare d'accordo. Tantissimo. Mangiare, bere, dormire. Cioè. Sempre, tutto. Condividere quasi tutto nel ballo, soprattutto a livello competitivo. Sì. Come ti chiami tu? Mirko. E pedite salsa. Pescara. Ma sarà una sfilata di moda. Invece non è questo. Richiede un abbigliamento specifico e questo genere di attività, il ballo latino? Sì, a livello agonistico sì, per andare in discoteca o divertirsi semplicemente no, qualunque abbigliamento va bene. Si sta spostando in discoteca anche questo genere, cioè reggaeton, no? Sì, sì. E il ballo è sempre uguale? No, cambia molto, cambia anche a livello di ritmica, di passi, sì, è molto diverso dal caraibico. Il partner lo scegli tu o viene così a caso quando tu ti accorgi che ce n'è uno che ti sa guidare? Di solito è difficile molto trovare i maschietti, quindi certe volte bisogna accontentarsi. Perché il fondamento di questo ballo è ondulatorio e sussultorio, è vero quello che dicono? E il maschietto non potrebbe farlo questo? Sì, sì, possono farlo, però non molti sono disposti. Senti, mi guardi la camera un attimo? Mi fai un primo piano, per favore? Oh, grazie al tecnico. Poi volevo dire... Tu ti sposti frequentemente per fare queste cose? Sì, noi siamo stati anche insieme a Mirko in Svizzera, siamo tornati da qualche mese, da febbraio. E per sapere di più, Mirko chi è? È il mio fidanzato. Il tuo fidanzato. Allora, se noi coinvolgiamo Mirko e gli diciamo che dovreste teoricamente promuovere anche l'attività qui. Sì, sì, assolutamente. Dobbiamo promuovere l'attività in quanto per settembre dovremmo fare delle lezioni, in quanto il maestro Grima, che ha scuola qui da qualche anno, ci ha chiamato per fare dei corsi. Sei felice? Sì, sì, molto. Da 1 a 10? 11. A quando il matrimonio, posso chiederlo? Ci vuole la parte economica alta. Ci vuole il merengue o ci vuole la salsa? Tutte e due. Si dice la salsa o il salsa? La salsa è femminile. È femminile? E il ballo però non è femminile, è maschile. È maschile, sì. E quindi? La salsa. Si dice il samba o la samba? Il samba. Grazie. Ti chiami? Jessica. Grazie Jessica. Vieni. Sì. Ho ottenuto finalmente la confessione. So che convolerete a nozze a breve. Ma se che Dio vuole, dai. Sicuramente non è una cosa brutta, per carità di Dio. Quanto sei felice da 1 a 10 con Jessica? 9,9. Dai, scherzo, 11. Senti,
e una veramente complicità unica quella tra di voi, e stasera dimostrerete insomma tutta la valenza di questa unione, vero? Certo, sicuramente, speriamo di dare quello che possiamo. Lo farete incazzati o calmi? No, sempre con il sorriso, sperando di non inciampare, questo sempre, perché comunque la difficoltà c'è sempre nei palchi, eccetera, eccetera, però ce la metteremo tutta. Quando potrò venire per fare una lezione di baciata, che so? Dal 3 ottobre inizieremo i corsi. Dove? Presso la scuola del maestro Grima. Sarete qui a Vieste? Sì, siamo in collaborazione col maestro Grima, il 3 di ottobre iniziano i corsi e oggi daremo dimostrazioni di quello che sappiamo fare, sperando che ci sia un numero di persone. Vogliamo ringraziare Stella Maris che ha organizzato tutto. Certo, ringraziamo anche Enzo che ci ha la possibilità di esibirci qui tramite la scuola del maestro Grima, che ci dà la possibilità di aprire i corsi il 3 di settembre. In bocca al lupo, speriamo. Chi è il portavoce di te? Tutti e due, lavoriamo insieme. Allora ringraziano pure tu. Sì, grazie mille. Che cosa? Ah, va bene, dopo, dai, ok. Grazie, grazie Jessica, grazie Mirko. Grazie a te. Una battuta col maestro Grima. Fai latino, fai merengue, fai baciata, insegni ballo, che fai? Loro fanno latino, ma io faccio liscio, standard e latinoamericani. Ah, che meraviglia! Bravo! Quindi sei proprio di Vieste. Quindi hai allargato le competizioni? Sì, ho allargato le competizioni perché questi ragazzi meritano, poi sono campioni italiani per tante volte, poi anche terzo in campioni mondiali, e quindi sono stato sempre i miei allievi e li porto a Vieste per poter insegnare anche loro i caraibici ad alti livelli. Complimenti. Grazie. Vogliamo dire la scuola? La scuola è la scuola Tutto Dance di Vieste, in via Verde, numero 26, alla scuola, la palestra Don Antonio Spalatro. Quindi a lunedì, giorno 3 a ottobre, iniziano i corsi fino a tutto l'inverno. Grazie. Come si comporta sto ragazzo? A casa sicuramente è peggio che sul palco. Senti, ma a casa prova sempre, fa lo strumento. Sì, dalla mattina alla sera. Ma a te non dà fastidio? No, ormai si sono abituate le orecchie. E poi vedo che ci trovi gusto a venire a vederlo. Ma veramente mi devo esibire anch'io. Ma pure tu sei del settore allora. E che fai tu? Canto e ballo. E com'è sta storia? Scusa, allora, lui ti dà fastidio, ma lei a te dà fastidio? Un po' meno, perché io mi chiudo, suono per fatti miei e non la sento. Nel progetto dell'orchestra ci sarà anche lei? Ci sta anche lei. Quindi ce lo spieghi un attimo, okay? Che cosa accade? Allora, il progetto Grande Orchestra Popolare nasce a Monte Sant'Angelo. Nasce inizialmente con un'unione di gruppi di Monte Sant'Angelo e si chiamava Orchestra Popolare di Monte Sant'Angelo. Poi, dopo il primo spettacolo che ha avuto un grande successo, abbiamo deciso di allargare il progetto non solo a Monte Sant'Angelo ma a tutta la provincia di Foggia, quindi è diventata Grande Orchestra Popolare di Monte e Capitanata. E abbiamo messo insieme praticamente il meglio della musica della provincia di Foggia, tra i migliori musicisti dell'ambito folk e dell'ambito classico. Abbiamo messo insieme anche questi due generi che sembrano due mondi musicali così lontani, la musica classica e la musica folk, eppure diventano così vicini nel repertorio della grande orchestra. Hai assemblato? Sì, praticamente sì. E praticamente in poche parole ci sono, il repertorio è fatto da brani tradizionali della provincia di Foggia, dalle tarantelle del Gargano fino alla musica popolare della Daunia, riarrangiati in modo orchestrale, appunto, quindi per rendere anche il prodotto una sorta di notte della Taranta, più o meno, no, non proprio perché l'ispirazione nasce da lì? No, è più una cosa per voler alzare, tra virgolette, alzare il livello della musica popolare, portarla un po' a un livello che possa piacere anche ai meno appassionati del folk, perché molti magari che ascoltano altri generi musicali tendono a snobbare questo genere di musica. Allora renderlo più
appetibile dal punto di vista musicale, potrebbe anche essere un modo per arrivare ad altre orecchie, ad altre persone. Qual è il livello più alto secondo te che può arrivare un progetto del genere? A livello di distanza o di tipo di spettacolo? A livello proprio di spettacolo, no? Di formazione, a che cosa può arrivare? Ma già è arrivato dove doveva arrivare. Cioè dove? L'entusiasmo di tutti noi, l'unione, la coerenza e anche un po' di follia. Bisogna essere pazzi perché sennò... Forse non dico il primo fattore ma il secondo. Torniamo invece... Chiedo scusa, gestire 30 musicisti, cioè i musicisti si sa che non sono persone normalissime, gestirne 30 tutti insieme insomma è già una follia. Allora, torniamo alla questione familiare e quindi diciamo... genetica, c'è anche un terzo se... Ah, sì? Se non ti accontenti di noi due. Ah sì? Qui sì. L'unione fa la forza, bella sta sì, cosa. Brother e sister. Bella sta cosa. Sì. E come si chiamerà questo progetto? Il progetto si chiama Grande Orchestra Popolare di Monte Sant'Angelo e Capitanata. Sentite che poi dopo, insomma, quando sentite parlare di queste cose qui, non dite che non abbiamo sentito già loro, gli attori, i primi attori, brother and sister, che fanno parte di una famiglia, che sia famiglia? Allora, la nostra famiglia si chiama famiglia Biceglia, poi la nostra seconda famiglia è il nostro gruppo, che tu sei un Biceglio. Biceglio, sì, lei è un Biceglia, io sono Biceglio. Biceglia la zia. Esatto. Noi ci chiamiamo Bernardo e Angela Biceglia e dicevo apparteniamo a un gruppo che si chiama Sud Folk. Sud Folk. Facebook, mettete mi piace e commentate anche la serata di stasera. Potete seguire Residenza della Musica su Facebook. No, serve a questo l'intervista, a conoscerci reciprocamente, Sud Folk, Residenza della Musica e viceversa. Sei folle Angela, tu. Senti, scusa, possiamo chiudere? Vieni, avvicina. Una botta tu e una botta io, dai. Oh, ecco, fine. Ascoltala, vivila. IRDM.